settimana scorsa è stato un episodio più unico che raro, però come ho detto era giusto dare merito ai ragazzi che ci hanno creduto. Oggi è stata una partita che poi alla fine è sembrata più semplice di quella che è stata, ma Alessandria aveva perso solo una volta nel corso del suo campionato in trasferta e l'aveva fatta a chiavi con l'Entella. Questo testimoniava la pericolosità dell'avversario. Però i ragazzi sono stati bravi perché il primo tempo secondo me è stato abbastanza equilibrato, si è riusciti a sbloccarla senza rischiare molto e poi il secondo tempo secondo me la squadra è cresciuta, ha fatto 2-0, ha creato anche altri presupposti e se poi vogliamo andare a trovare qualche piccolo errore, anche quello è stato fatto, ma ancora non siamo, speriamo di diventarlo, ma non siamo una squadra perfetta e a volte ci sta anche concedere qualcosa all'avversario. Questa è la prima richiesta. Quando la gente in questo campionato e nella nostra squadra va in campo deve dare prima di tutto sostanza. Poi se ha qualità mette a disposizione della squadra, ma l'hanno sempre fatto, sotto questo aspetto ho dei ragazzi encomiabili, si sfiniscono dalle corse, prima di tutti gli attaccanti, e questa è anche una delle forze di questa squadra. Ecco, sul settore difensivo. Ma il settore difensivo secondo me sta lavorando abbastanza bene, è chiaro che nelle ultime partite qualche gol di troppo l'abbiamo preso, però dobbiamo migliorare, dobbiamo cercare di lavorare meglio. Questo però sarebbe opportuno avere delle settimane tipo per poterci mettere le mani e dobbiamo cercare con il tempo che abbiamo di crescere, di migliorare per non prendere tutti i gol che stiamo prendendo. Però anche oggi io credo che il gol preso sia una situazione così un po' particolare. È vero che abbiamo concesso una ripartenza o comunque su un errore nostro abbiamo concesso ad un giocatore dell'Alessandria di arrivare a tutto per tu con Nikita, ma questo è un errore individuale e quando staremo bene, e mi riferisco soprattutto all'Ambrosio che sta stringendo i denti ma sta giocando con dei piccoli problemi e questo secondo me si percepisce ad occhio nudo, poi quando si tornerà ad essere lui fisicamente tornerà ad essere uno sbaglio Due parole sugli Ozzi, questo giocatore sta crescendo molto. Sì, ma gli Ozzi, lo chiedete tutte le settimane, gli Ozzi deve crescere ancora, non basta quello che fa, sono contento, fa gol, si mette a disposizione della squadra, però se tocca 10 palloni deve giocarne bene 10, non se ne tocca 10 fa giocarne bene 8, questo è il suo obiettivo, quindi dà una mano alla squadra come lo danno tutti gli attaccanti, in questo momento è gratificato dal gol, ma non deve mollare un centimetro, perché sennò vuol dire che non ha, vuol dire che non vuole crescere. Ecco, Boulevardi che è successo? Perché dalla tribuna non abbiamo capito troppo bene, diciamo. No, Boulevardi ha avuto un piccolo fastidio muscolare, ma probabilmente lì per lì è sembrato anche per lui si è spaventato, ma io credo che poi alla fine domani faremo una valutazione migliore, ma credo che non sia nulla di grave. Una squadra che sicuramente ha grande forza e come ha visto intanto partendo dal primo tempo la risposta dell'Alessandria. No, è stata una bella partita, ci l'hanno chiusa aperto. Abbiamo concesso il 1-1 anche in difesa per insegnarmi a aver paura, poi abbiamo subito il calcio d'angolo, però prima di restare in vantaggio abbiamo avuto qualche occasione noi per fare male al Siena, non ci siamo riusciti, poi nel secondo tempo hanno trovato il raddoppio e noi subito abbiamo accorciato le distanze e un minuto dopo potevamo subito pareggiare, poi sul 3-1 cercavo di cambiare anche assetto tattico per cercare di essere più offensivo, rischiando qualcosina, però poi non siamo riusciti ad accorciare le distanze. Ecco, dopo il vostro gol c'è stata forse un po' più di pressione da parte della squadra, un po' più, diciamo, si è sentita un po' la forza di voler magari raggiungere un obiettivo importante. Sì, no, ma ragazzi, al di là di tutto non posso rimproverare niente, dobbiamo sicuramente migliorare, mi aspetto La sicurezza di adesso entra, di sono stati dare i numeri un consecutivi contributo importante, però i ragazzi per sono la proprio dell'impegno non posso dire niente. Quando si perde io non mi va di parlare dei singoli, non mi va di parlare dell'atteggiamento, ma prendo sempre tutte le responsabilità e poi degli spogliatoi a caldo, a freddo, cerchiamo sempre di lavorare, di correggere la situazione, però ci tengo a dire che comunque mi piace mettere la faccia, soprattutto nei momenti negativi, per dare un segnale alla squadra che comunque io ci sono e sono per loro. Questo ritorno a Siena come l'hai vissuto? No, beh, è vero, io ho incontrato, al di là di quello che può pensare la gente, più o meno, ho lasciato tanti amici, ho avuto il piacere di rincontrare persone che da 25 anni, 27 anni lavorano a Siena, quindi
lasciato un bel ricordo in loro e loro l'hanno lasciato a me, quindi è stato bello ritornare. Peccato per il risultato. Ottima, possiamo dire forse anche la miglior partita per ora della stagione, è un gol, ecco, come puoi commentare questa giornata? No, sicuramente è una giornata positiva, abbiamo faticato un po' il primo tempo perché loro erano molto aggressivi su noi e il secondo tempo l'abbiamo gestita molto meglio la palla, il primo tempo siamo riusciti a sbloccare la squadra inattiva e poi il secondo tempo avendo più spazi siamo andati sul 2-0, poi una piccola distrazione ci ha portato sul 2-1 e poi meno male abbiamo trovato il 3-1 con una ripartenza e bene così. Senti, no, più che altro sono caratteristiche, a me piace un po' più allargarmi sulla destra, a Stefano gli piace allargarsi un po' sulla sinistra e quindi certe volte in campo ci siamo ritrovati magari un po' più aperti del solito, però abbiamo giocato come sempre. Abbiamo fatto le nostre cose. Dopo il primo tempo, visto che c'erano meno spazi, magari ci allargavamo un po' di più perché c'era più spazio. Però il secondo tempo abbiamo trovato molto più la profondità, molto più gli spazi e abbiamo imposto il nostro gioco. Sì, stiamo lavorando anche in settimana sulle conclusioni, su concretizzare tutto quello che arriva dal centrocampo e dalla difesa. Stiamo facendo bene, dobbiamo solo continuare su questa strada. Sì, come sempre, perché siamo abituati anche dall'inizio dell'anno, abbiamo giocato tante volte in settimana, quindi siamo pronti per questo e aspettiamo mercoledì per andare a fare una grande partita e cercare di portare 3 punti a casa da Cuneo. Ma qualche rischio di troppo non credo, sicuramente possiamo migliorare sia individualmente sia che di riparto, ma è una cosa che comunque stiamo facendo e piano piano la verrà fuori. Oggi un'ottima partita, ci sono stati dei cambiamenti in questo mercato anche nel reparto difensivo, però ecco, sembra che Mignani creda molto in te. Sì, il mister ha sempre dimostrato fiducia in me e di questo lo ringrazio, ne sono contento, ma comunque a prescindere se giochi o meno non mi sono mai lamentato perché comunque anche Marchino Imperiale ha sempre fatto molto bene con la giocata, quindi non ho di che lamentarmi. Piano piano la Robur sta proseguendo a scalare la classifica. Sì, ora abbiamo anche queste 2 partite da recuperare e siamo lì. E noi continuiamo a fare il nostro e insomma vediamo poi alla fine cosa ne verrà fuori. Prossima settimana, una settimana impegnativa, 2 partite, insomma sarà assoluto da prepararsi. Sì, sono 2 partite difficili perché comunque sono 2 squadre forti e noi comunque ci prepariamo come abbiamo sempre fatto e vedremo insomma.